Buongiorno, siamo ad Amavita, Francavilla Foro, e sto facendo la mia seduta mattutina di musicoterapia naturale. L'uomo moderno si chiede spesso come il fenomeno musicale, che è un fenomeno quasi prettamente umano, sia potuto nascere. Purtroppo non c'è una risposta univoca che possa davvero descrivere con certezza come sia nato il fenomeno musicale, ma sicuramente ascoltando gli uccelli intorno a noi, tutte le micromelodie, le armonie, le modulazioni tonali, i cambi di timbro, di cui essi sono capaci e di cui è composto il loro linguaggio. Beh, due idee ce le facciamo anche noi. La prima cosa che faccio quando arrivo ad Amavita è essere qui, passare un po' di ore all'interno della capanna. Questo era un vecchio temascal che ormai è diventato anche un piccolo habitat a sé stante, in quanto è diventata casa delle lucertole, dei ragni, delle formiche, delle zanzare e di tantissimi altri insetti. Per me è importante passare sempre, prima di entrare in contatto col mondo di Amavita, un'oretta, mezz'oretta qui, come proprio primo step di ricontatto con la natura, proprio innanzitutto per interfacciarmi un'altra volta con tutte le creature che vivono sulla terra, sul terreno, che possono trovare ricettacolo, casa all'interno di questo micro habitat e che sono i nostri coinquilini, sono i nostri cugini, i nostri vicini di casa, che hanno esattamente il nostro stesso diritto di vivere su questo mondo e con cui entriamo pochissimo in contatto. Le città non sono un habitat molto favorevole per le lucertole e i ragni, che solitamente scacciamo via come ospiti indesiderati nelle nostre case, mentre qui ragni e lucertole sono i miei migliori amici, perché si nutrono nelle zanzare. Io qui non ho zanzariere, non ho nulla, non uso autan o cose simili, e sono abbastanza pazzo da dormire la notte dentro la capannetta, quindi diventano sicuramente i miei migliori alleati in questa situazione. E inoltre perché una struttura così semplice, così anche banale, permette in realtà tantissime differenti modalità di meditazione. Innanzitutto quella dell'ascolto, il canto degli uccelli. In secondo, come secondo modalità di meditazione, c'è un esercizio molto bello che mi piace fare quando sono steso qui, che è quello di guardare attraverso appunto i rami, che non sono una copertura totale, hanno appunto buchi, passaggi dell'aria, filtri per il sole, qualche punto è più denso, qualcuno meno e così via, e mettere a fuoco a diverse distanze. Aiuta tantissimo i muscoli interni, la muscolatura interna dell'occhio, e aiuta tantissimo la mente. Se uniamo questo movimento di guardare qualcosa lontano, mettere a fuoco qualcosa lontano, a qualcosa vicino, col respiro, in realtà
facciamo una meditazione molto, molto intensa, per me molto particolare, in cui inspirando portiamo il mondo, la luce verso di noi, dentro di noi, espirando la portiamo verso l'esterno, verso il lontano, dove il nostro sguardo può spaziare verso l'orizzonte. Questa cavernetta mi permette diversi giochi di focus. Ascolto il canto degli uccelli, respiro consapevole e osservazione dell'orizzonte esterno e interno, e poi soprattutto grounding.